al terzo posto. Eccola qui la classifica adesso aggiornata. Virtus Entella sempre al comando con 41 punti, Pro Vercelli 38 ed eccolo lì il Vicenza di mister Lopez a quota 35, dunque a 6 lunghezze dalla capolista Virtus Entella. Poi Cremonese 34, Venezia 33, Como 32, Savona 31, Sudtirol Albino Leffe 30, Lumezzane e Feralpi Salò 26, Reggiana Pro Patria 22, Carrarese 19, Pavia 15, San Marino 14. Vittoria doveva essere e vittoria è stata per il Vicenza contro il Feralpi Salò, un 4-1 che non ammette repliche. Maritato va in gol già dopo due minuti ma viene annullato per un dubbio fuorigioco. Sberla di Tulli al terzo e fallo di mano di Dell'Orco non rilevato dall'arbitro. Inizio del Vicenza davvero veemente, Giacomelli scheggia il palo al quarto minuto con il Feralpi Salò a fare da spettatore non pagante. Il calcio di punizione di Jadid mette apprensione nell'area bresciana, il preludio al gol che arriva grazie un tiro di Mustacchio respinto dal portiere Branduani e ribadito in rete, indovinate un po', da Maritato al suo quarto gol in tre partite. L'inizio del Vicenza è confortante ma il Feralpi Salò fa paura con la girata di Miracoli che strozza troppo il tiro facile per Ravaglia. Camisa di testa impegna ancora il portiere ospite in calcio d'angolo e poi nel finale di primo tempo arriva anche la seconda segnatura meritata per Mustacchio che raccoglie un assist di Tulli. 2-0 al 34esimo sembra finita e invece Miracoli la riapre con un colpo di testa calibrato che si infila alle spalle del portiere biancorosso. 2-1 al 36esimo, il tempo si chiude con la conclusione di Castiglia poco oltre la trasversale. Nel secondo tempo il Feralpi Salò prova il tutto per tutto, Lopez mischia le carte, fa uscire Giacomelli per far entrare Gentile, la punizione di Padalino viene respinta sulla linea da Bracaletti al 17esimo, poi la grande occasione per il pareggio del Feralpi Salò con Ravaglia bravissimo ad opporsi di testa sul colpo di testa di Miracoli. Qui il Vicenza si scatena, entra a tiribocchi e fornisce l'assist gol per il 3-1 a Jadid. Due volte deve provare la conclusione in porta, la seconda è quella giusta. 3-1 per i biancorossi al 33esimo. Arriva anche il poker dopo 5 minuti, azione sulla catena di destra con Padalino che serve al centro. Indisturbato Castiglia, 4-1. Adesso a Busto Arsizio per ridurre ancora di più le distanze con la prima della classe Lentella. Squadra. E non riusciamo ad accorciare come avevamo fatto i primi minuti, non riuscivamo a stare corti e stretti e ci prendevano un po' in mezzo. Poi abbiamo subito il 2-1, potevamo subire effettivamente il 2-2, però insomma poi non, fortunatamente non è stato così. Poi penso che non ci sia stata più gara, insomma. Io sono sicuro e purtroppo, dico purtroppo perché ho ragione quando glielo dico, è dall'inizio che gli dico che questa è una buona squadra e insomma i risultati si stanno vedendo. L'unica cosa è che la strada intrapresa è quella e non bisogna mai lasciarla, cioè la strada che ci ha portato fino a qui bisogna perseguirla, insomma non è che si può cambiare strada adesso. Niente, vediamo di partita in partita. Ripeto, il discorso è che non dipende solo da noi perché abbiamo due squadre davanti, perciò bisognerà aspettare anche, alla fine bisognerà aspettare anche i risultati delle altre. Tutto bello, adesso è difficile trovare le parole perché è veramente tutto bello, a partire dalle coreografie, da tutto l'ambiente, da come ci alleniamo durante la settimana, come svolgiamo le partite, come un singolo episodio può far gasare tutti. È una bella situazione che dobbiamo continuare a tenere a nostro favore per il proseguo del campionato, perché adesso insomma arriva la fase finale e noi dobbiamo fare questo. Se facciamo questo penso che tutti festeggeremo a fine dell'anno.